Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. La prima commissione presieduta da Vanessa Masè ha espresso parere favorevole ad una lunga serie di proposte in materia di nomine e designazioni di competenza della provincia relative ai CDA di Patrimonio Trentino S.p.A., Trentino School of Management, Trentino Sviluppo, Trentino Trasporti e infine sull'indicazione di un sostituto per il direttivo del Centro per la Cooperazione Internazionale. Nessuna novità sui componenti integrati dalla Giunta, già resi pubblici nei giorni scorsi con comunicazioni stampa. Sia per le autocandidature che per le proposte nominative integrate non sono state rilevate posizioni problematiche, astenute le minoranze che hanno chiesto maggiore trasparenza e hanno criticato il ricorso troppo frequente della Giunta alle nomine di integrazione. Dopo oltre 3 mesi di severo lockdown, si riaccendono finalmente anche i fari delle sale espositive di Palazzo Trentini con la mostra Codroico Scherer, astrazione e realtà. Il dialogo tra le astrazioni dell'architetto trentino Codroico e le complesse figurazioni dell'amico 92enne venostano Robert Scherer sarà svelato al pubblico venerdì 19 giugno e resterà visitabile fino al 31 luglio prossimo, dalle 8.30 alle 17.30 tutti i giorni, escluse le domeniche e festive. Il sabato solo fino alle 12.30 in via Manci 27 a Trento. Mostra cura del Club Trento Castello Carf dell'Inner Wheel, presieduto da Lucia Zanetti Vinante, catalogo e testo critico di Fiorenzo De Gasperi. Sara Ferrari è la nuova capogruppo del Partito Democratico del Trentino in Consiglio Provinciale. Dopo le dimissioni irrevocabili del consigliere Giorgio Tonini per motivi in parte personali e in parte politici, la consigliera è stata eletta all'unanimità. Guiderà il gruppo consigliare in provincia e in regione. Un articolato documento nel quale si chiede conto degli aspetti economici e promozionali delle produzioni finanziate dalla Trentino Film Commission con il primo bando 2020. Filippo De Gasperi di Onda Civica interroga la giunta provinciale sui progetti che dovrebbero far conoscere alcuni luoghi incantati del nostro territorio, puntando il dito contro Divin Codino, un docufilm dedicato alla vita del campionissimo vicentino Roberto Baggio, e The Kings of Tuna, una nuova serie sulle tonnare in Sardegna. Due produzioni a suo avviso del tutto incoerenti con gli obiettivi di promozione del territorio trentino. Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.